Diamogli una lezione a questi amministratori. Ce n'è per tutti, per il sindaco Seri, per gli assessori Tonelli e Cucchiarini, così come per l'ingegnere Ansuini. È l'ultima trovata di Giorgio, che ha allestito una bancarella di fronte alla sua abitazione in via Trave a Fano, uno dei punti in cui è stata stravolta la viabilità. Dopo le proteste, gli appelli e le lettere inviate anche al prefetto di Pesaro Urbino, qui tutto è rimasto come voluto e modificato dall'amministrazione comunale. Con l'intento di rallentare la velocità degli automobilisti, sono stati realizzati restringimenti della carreggiata, rotatorie e nuova segnaletica, ma nonostante quelle che il comune definisce migliorie, sono già diversi gli incidenti avvenuti dopo questi cambiamenti, da qui l'idea di raccogliere i pezzi delle carrozzerie dei veicoli lasciati a terra e di metterli in mostra. Quindi li consegnerà agli amministratori? Ma sì, io vorrei consegnargli anche un bel tapiro gigante come quello che è stato consegnato a Mancini, se lo meriterebbero, perché è un'amministrazione fatta di, la parola giusta è incompetenti, perché hanno fatto un lavoro, hanno ristretto le carreggiate, hanno penalizzato pedoni, ciclisti e carrozzine, non si sa più dove andare, la gente continua ad andare forte come prima o anche più forte, nessuno che dà la precedenza. E non vengono neanche a verificare, non sono venuti a verificare se il lavoro ha dato delle risposte. Zero. E ricordiamo, ci sono stati anche degli investimenti a ciclisti. Sì, c'è stato un investimento in un altro tratto di via della Trave, Bertini Carlino, è stato investito, quindi fatto una settimana d'ospedale e da un mese non si è più ripreso da quell'incidente, è terrorizzato, ha paura, ha difficoltà, l'età incide, tutta una serie di circostanze, però il pericolo, io anch'io, per ben 2 o 3 volte ho rischiato di essere investito sulle strisce pedonali dalla velocità degli automobilisti. Che cosa chiede? Guarda, noi da quando io sono arrivato qui in questa via ho chiesto subito, grazie, oltre a me anche tutti gli altri residenti, abbiamo chiesto una telecamera, è la soluzione del problema. Non ci vogliono sentire, hanno messo segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, faccio una battuta, servirebbe la segnaletica trasversale. A buon intenditor, poche parole. Ambretta, anche lei più volte ha espresso la sua contrarietà a questo cambio di viabilità. Per quanto riguarda la viabilità, continuano a fare quello che vogliono, ma questo non va bene. Perché io vedo, per esempio, qui alla Trave, hanno scontentato tutti e continuano a esserci dei piccoli incidenti. Cioè non hanno certo migliorato la viabilità su questa zona e continuano imperterriti. Adesso ho letto che vogliono anche in via Kennedy mettere le macchine orizzontali, ma io ho sempre saputo che prima di fare delle modifiche bisogna pensare come realizzare i problemi che ci sono prima. Fino a che le automobili non riusciranno a farcele mettere a mo' di ciondolo, ci sono, che ci piaccia o non ci piaccia, una città senza auto non è pensabile. Quindi quello che lei dice è: togliamo i posti auto in determinate zone e dobbiamo cercare un altro luogo in cui ricollocarle. È questo che voglio dire, infatti. Un'altra cosa che ho visto anche ieri in via Gramsci, per esempio. Via Gramsci è tutta a pagamento, ma che cosa risolvono, visto e considerato che via Gramsci è sempre tutta vuota? Cioè non ha fatto bene ai cittadini, perché non possono mettere le automobili, e credo che non venga bene neanche per il comune, visto che non riscuotono, perché è tutto vuoto. Signora, anche lei di nuovo qua in via Trave per protestare? Certo, per protestare e poi molto protestare, perché questa è una cosa che non si va più avanti. Queste strettoie qui, che io non so cosa servono, qui si ferma il più coglione, si ferma. Gli altri invece vanno tutti, hai capito? Io ci passo alla mattina alle 6 quando vado al mercato, io mi devo fermare io, perché prendo una velocità da qua giù da piedi. Quindi è pericoloso. Ma pericolosissimo. Qui un frontale da un po' all'altro ci scappa il morto. La rotatoria della Barbie? Cosa ci facciamo con la rotatoria della Barbie? Lo sai, io che vengo da via Venturi mi devo sempre fermare io. Quelli che vengono giù da finire non se ne ferma uno. Che fai? Te sei nel mezzo della strada, te devi fermare perché quello ti porta via il muso. Vien su quello di dietro a 300 all'ora, che ti porta via. Quello di dietro ti porta via. Qualcosa bisogna fare, perché così non si può andare avanti, dai su.
e poi adesso c'è in gioco anche gli interquartieri. Quella è una roba che serve, importante. Ci abbiamo rimasto solo la pista questa qui, che ci vanno a giocare i bambini, che ci vanno in bicicletta. Quella adesso, quanti passa una strada con i camion, che poretti, dove va? Dove se va? A fa non c'è più niente. Hanno rovinato tutto, hanno rovinato. Stammi tanto bene qua sulla trave, che nessuno ci dava fastidio. Perché andiamo a rompere?